Benvenuti. Benvenuti a questa nuova puntata di Diventare cantautore in 130 lezioni. Dopo il grande successo della prima lezione, abbiamo fatto questa seconda lezione. E a grande richiesta vi parlerò dell'interscambio modale, un po' di armonia, poi avremo tempo per approfondire l'armonia. In 130 lezioni sicuramente sì. Io so benissimo che il cantautorato, diciamo, fa anche a meno di certe cose armoniche, perché voi dite io ho imparato Do, ho imparato La minore, ho imparato Mi minore, ho imparato Sol, che mi serve tutto il resto? Anche perché le luci della centrale elettrica, Bugo, Dente, Bruno Risas, Vasco Brondi, Cane, Io sono un cane, Io sono un gatto, Io sono un pesce palla, ce l'hanno fatta, mescolando semplicemente questi gli accordi maggiori e minori, oppure ultimo, nella musica leggera, il pop, diciamo, si basa su quattro accordi in tonalità, quindi perché fare l'interscambio modale? Perché mettere le settime? Perché mettere le settime maggiori? Questa è una domanda giusta, che sottostà al ragionamento di base molto giusto: che cazzo serve studiare un sacco se poi basta fare quattro cose e te la cavi alla grande? E su questa riflessione profonda io non riesco a ribattere più di tanto. In effetti, cosa serve studiare così tanto se poi basta avere le amicizie giuste? Però questo ovviamente è una risposta che io non ho. Però volevo dire perché? Perché questo è un corso di 130 puntate, 130 lezioni, quindi io qualcosa devo fare. E in 130 lezioni sono fatte apposta per avere degli elementi, perché voi abbiate degli elementi, diciamo, importanti per approfondire la vostra arte, per sviluppare la vostra personalità unica. Quindi, che cos'è l'interscambio modale? È una cosa molto semplice. Ho preparato qui un piccolo schema. Vedete qua. Sopra c'è semplicemente la tonalità di Do maggiore, che voi tutti i cantautori conoscete. Sviluppa sette accordi, un po' maggiori e un po' minori. Oppure con le settime sotto. Ma l'interscambio modale cos'è? Chiaramente partendo sempre da Do, ma riferendoci alla scala minore naturale di Do, composta dalle note, vedete qui, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, possiamo avere un'altra armonia, anche in triadi, che possiamo utilizzare. Quindi abbiamo 14 accordi invece che 7, semplicissimo, non ci vuole andare in fisica per questo, quindi abbiamo più possibilità armoniche. Sulle settime, apro una piccola parentesi, le settime sono state eliminate dalla musica pop, anche in parte dal cantautorato, dall'indie rock italiano e dal folk rock italiano e anche le settime maggiori e minori, ovviamente, perché appunto pare creino delle patologie, diciamo, molto difficili da risolvere, dei turbamenti, degli stati d'ansia, di attacchi di panico che sono, diciamo, di difficile risoluzione se non tramite soluzioni farmacologiche o complesse terapie psicologiche o psichiatriche di difficile soluzione. Quindi sostanzialmente non si usano più perché lo spettatore rimane traumatizzato. Però l'interscambio modale, come vi sto cercando di spiegare adesso, si può fare anche con le triadi. Quindi, se voi avete i vostri accordi maggiori e minori che sapete, li potete mescolare agli altri 7 generati da una scala minore naturale di Do, il che dà delle soluzioni semplici, ma e non particolarmente, diciamo, traumatiche per lo spettatore.
qualcosa di questo genere che posso inventare. Come vedete non c'è niente di particolarmente, diciamo, non è che bisogna avere proprio delle lauree speciali. E quindi, se proprio volete osare, prendersi delle responsabilità particolari rispetto al pubblico, rispetto alla sensibilità psicologica emotiva o l'instabilità psicologica emotiva del pubblico, potete inserire anche delle settime, maggiore e minore, addirittura che formano accordi semidiminuiti, che sono assolutamente banditi e vietati nella musica pop e quasi ormai anche nel cantautorato, perché pare che causino delle crisi epilettiche. Quindi, se voi volete osare, potete mettere delle settime maggiori. Ora invento delle sequenze. Settime, non mi è venuta una crisi epilettica, però state attenti perché appunto è sconsigliato. Bene, io spero che questa lezione vi sia servita, mi è sembrata molto utile, molto semplice. E ricordatevi che questo corso è riconosciuto anche in Svizzera, è riconosciuto anche negli Stati Uniti, perché comunque lì ne sanno. E quindi è per questo che io non mi posso ovviamente limitare alle soluzioni tipo Vasco Brondi, anche se su Vasco Brondi vorrei dedicare una puntata speciale nel 130 e se la merita sicuramente anche lui. La prossima puntata la vorrei fare sul teorema di Antonacci, che è questo scienziato geometra e cantautore molto bravo e che ha fatto questo teorema scientifico che vorrei esporvi la prossima volta. Grazie a tutti per la pazienza e spero che vi sia piaciuto, ce la metto tutta e alla prossima, ciao ciao.